Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che finalmente abbiamo trovato qualcuno di quelli dei piani alti della Gentech che bene o male potrebbe sapere cosa ci è successo. Il problema è che, guarda caso, nel momento esatto in cui stavamo per approcciarci a lui, ma c'è un divano qui, nel momento esatto in cui stavamo per approcciarlo è arrivata un'orda di infetti, di quelli grossi. Il problema qual è? Ciao, sono un parkourer. I soldati che dovrebbero sapere tutto il mio aspetto, che dovrebbero sapere chi è Alex e tutto il resto, nessuno si fa domande. Io intanto, ecco, mangio. Troppo tardi, va bene, non importa. Volevo curarmi al massimo, però forse, aspetta, vediamo che forse ce la si fa. Ecco fatto. Almeno siamo in massa critica già adesso, ma soprattutto abbiamo più vita. Aspettiamo una... Vabbè dai, non importa, andate via. L'importante è avere massa critica. No, il fucile, comunque. The samples you've recovered, I still don't have enough. Ma va, chi l'avrebbe mai detto, Karen? I need you to go inside a hive. The substance at the center, the material the virus is producing, I think it's the key. With it, I think I can reverse the effect of the virus. Sì, brava, Alex, Karen. For what it's worth, I'm sorry it had to play out like this. Cosa, il nostro rapporto o che io sono diventato un virus vivente? Just cure this thing. Esatto. Cos'è che ti dispiaceva? Che ci siamo lasciati o che sono diventato un virus che cammina? Un po' di contesto, Karen, aspetta. No, dov'è il soldato? Vieni qua. Scusami, ma quel fucile ci serve. No, il fucile, sono scemo. Il fucile ci serve e lo butto giù. Ecco fatto, allora. Corriamo e andiamocene via. Ed eccoci arrivati. Allora, come faccio ad entrare? Ovviamente dal tetto. Ma che bello schifo. Ok, ci sarà molto da stare attenti qua. Sicuramente arriveranno tanti di quegli infetti grossi e cattivi. Adesso cadiamo. Puff. Ah, ok, siamo in stato di soldato. A me va bene. Allora, in realtà questa fase potremmo anche semplicemente correre tutto il tempo e prendere solamente il materiale genetico, fregandocene di tutti i nemici che appariranno. Cosa che a una certa non potremmo più fare, esatto. Mercer, you're a hard man to find. I've been looking forward to this. Che male agli occhi. Who are you? Who sent you? Esatto. You should pick your friends more carefully, Mercer. You being here means Karen Parker sold me out. Ehi, il mio fucile. Allora, calmi tutti. La mia frusta e il mio scudo. Hai la mia ascia e il mio scudo. Beccati questo, stronzo. Madonna, la frusta si fa male. I'm out! I'm out! Time's running out, Mercer. Your little friends wanna come out to play. Io me ne vado. Aspetta. Massa critica. Ecco fatto. Pensavi davvero che sarei stato così stupido da non usarla? Allora, preso l'abbiamo preso. Il problema... Merda, allora calmo tutti.
Nolan wants ecco you fatto. On a slap, so that's what he gets. Aia! La scossa. Mi serve... Empty! Becca di questo. Get a squad down here, pronto! Fire team, my position, move it! Move it, move it! Ecco fatto! Così si lavora! Aspetta, no! Vieni qui! Volevo mangiarlo uno! Preso! Ah! Devo stare attento quando fa! Vieni qua! Minchia! Non mi aspettavo che la mangiata con la frusta fosse così. Così, Mi dispiace. Morto. Fattorino. Bel guanto esplosivo, amico. Esatto, usa la frusta magari per prenderlo. Ah no, però aspetta, la frusta in teoria tu non ce l'hai. Nel senso, ce l'hai ma solo perché la compri. Nel gioco è una cosa opzionale. E invece è utilissima la frusta, veramente. Vabbè, quello è vero. Well, I can tell you all you need to know about Penn Station. È proprio un brutto momento questo, In a way, I feel sorry for you. Grazie. Mi fa sentire bene quello che hai detto. Zeus is down. Bring in the containment device. La cosa sorprendente è come questo tizio comunque ha resistito ai nostri colpi ed sia ancora vivo, Credo. Can't control my body. Can't even see straight. Esatto. L'iniezione inibito i poteri, ma forza, velocità e camuffamento sono inalterati. Ma levati da lì. Ecco qua, aspetta. Ecco fatto. Il camuffamento è veramente una roba di un'utilità incredibile. Caduti civili 509. La madonna. Dobbiamo tornare da Danacol. Non abbiamo più i nostri poteri. Meglio comunque rimanere camuffati. Non si sa mai. Oh, aspetta. Tizio della trama degli intrighi. Vieni qua per favore. Eccolo qua, il dottor Byron McCord. Oh. We have confirmation of the agent in two sampling stations. That is a variant of DX1118, still untyped. In 10 to 15 hours, an outbreak is likely to appear. It is vital that fast action teams are on site within minutes of the first confirmation. We're here to make certain what happened in 1969 never happens again. You all know your duty, whatever it takes. Ah, ok. Vabbè, lo immaginavo, però effettivamente le storie che abbiamo visto, quella del 62 e un altro. Del 62 e questa, quindi sono teoricamente collegate. Dove sei? Vieni qua. Girati, stronzo. Ecco fatto, dottor Harry Swidger. What is it we're looking at here? The future. Non lo so. Esatto. As amazing as it seems, he can manipulate his body. Oh, noi finalmente. The changes are instantaneous. Everything, even the clothing is imitated. Tissue differentiated and transformed on the fly. I want it on a slab. I need to know what makes it tick. Lo voglio su un tavolo di laboratorio. Però questa era un pezzo di storia veramente buono, perché ci ha fatto rivedere il tizio con gli occhiali. Quindi, signori, con il tizio che sta male, io vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo. Non è vero, fermo.
Fermati lì! Ed è il tizio vestito bene, mi piace la sua skin. Il dottor Howard Leonard Dart. Codename Mother exhibits odd characteristics not consistent with DX1118 infection. Ok. This represents a natural immunity or something. Qualcosa di madre, ora che l'ha detto me lo ricordo. So, what does this mean to our research? We all agree she represents the best chance we have to crack the virus's defenses. Ora che ho letto il nome madre, qualcosa mi è un attimo risalito in testa. Comunque, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.